grazie per essere qui. Io mi chiamo Luciano Lavecchia e sono un economista, cioè una persona che fa analisi economiche, che è una cosa abbastanza curiosa e strana, e lavoro al Nucleo Cambiamenti Climatici e Sostenibilità, una piccola unità della Banca d'Italia che si occupa di fare il coordinamento su queste tematiche, che sono relativamente nuove per le banche centrali. Anche la Banca d'Italia si è attrezzata ormai da alcuni anni per seguire un po' questi temi sui vari fronti. Nella chiacchierata che faremo oggi, e la chiamo chiacchierata perché vorrei che fosse quanto più interattiva possibile, dubbi, domande, alzate la mano, parlate, intanto perché diciamo questa cosa è per voi e in secondo luogo perché verrà registrata e quindi diciamo se qualcuno dovesse avere un dubbio magari la vostra domanda aiuterà a capire anche chi dovesse guardare poi il video da casa. Questa chiacchierata si chiama appunto i rischi ambientali e climatici per l'economia e la finanza, quindi siete tutti ragazzi sicuramente più esperti di quanto fosse le generazioni precedenti sugli impatti del cambiamento climatico. Quello che vorrei segnalarvi è che questa cosa ha un impatto concretamente anche nelle nostre tasche e nell'andamento della nostra vita quotidiana e dell'andamento dell'economia. Questa è più o meno la traccia dei 5 macrotemi che affronteremo in questa chiacchierata. Prima di tutto vorrei un attimo parlare, non sono uno scienziato, non sono un chimico, non sono un fisico, non sono un biologo, però appunto per lavoro ho dovuto studiare qualcosina, quindi diciamo in strette linee essenziali vorrei riprendere un attimo con voi che cos'è il cambiamento climatico, giusto per essere sicuri che siamo sulla stessa linea d'onda. Poi parlerei diciamo quello che è un po' più invece il mio, cioè quali sono i canali, cioè com'è che il cambiamento climatico poi arriva a toccare concretamente il lavoro delle persone, i risparmi, gli investimenti, eccetera, eccetera. E poi andare al nucleo, alla parte fondamentale della discussione. Il cambiamento climatico è una cosa brutta, lo sappiamo tutti, se ne parla da 20 anni, perché non c'è qualcosa, come dire, non si è agito per cercare di contrastarlo, per farlo sparire? E vedremo appunto che quella che si chiama transizione energetica è una cosa piuttosto complicata da fare, si deve fare ma è complicato e vedremo il perché. Parleremo poi nelle ultime due parti del fatto che qualcuno deve pagare inevitabilmente tutto questo processo di cambiamento e vedremo appunto come è possibile farlo. Ripeto, in qualsiasi momento, mano alzata, non ho capito, non mi è chiaro per favore e ritorniamo volentieri. Prima di tutto, che cos'è il cambiamento climatico? Dovete pensare che intorno al nostro pianeta, a differenza di molti altri, c'è un complesso di gas che trattiene una parte della radiazione solare. Il Sole riscalda la Terra, una parte di questa radiazione viene riflessa come uno specchio, come qualsiasi, diciamo, se provate a fare i giochi, diciamo, a rifrangere un po' i raggi solari. Una parte di questa radiazione viene riflessa, una parte viene trattenuta dal nostro pianeta. Parte di quella riflessa a sua volta viene trattenuta, viene filtrata da questi gas che sono appunto tutto attorno al nostro pianeta, che creano il cosiddetto effetto serra. Quindi dove vengono coltivati gli ortaggi, vedete le serre che ci sono nelle campagne, dove vengono mantenute temperature più elevate rispetto a quelle che ci sono fuori, consentono di avere i pomodori, le fragole fuori stagione. Dovete pensare che il nostro pianeta non è altro che una gigantesca serra. Ora, di per sé questo effetto serra non è necessariamente negativo. È stato calcolato che senza la presenza di questi gas, questo effetto serra, la temperatura superficiale sul nostro pianeta sarebbe di meno 18 gradi centigradi. In poche parole, difficilmente ci sarebbe la vita. Quindi di per sé nel nostro pianeta l'effetto serra, la presenza di questi gas che trattengono una parte della radiazione solare, ha avuto un impatto positivo per la nascita e lo sviluppo non solo dell'umanità, ma in generale tutta la vita. Qual è il problema? È che la presenza dell'uomo, e in particolare il modo in cui l'uomo negli ultimi 100 anni della sua storia, che è una storia veramente piccola se pensiamo alla storia milionaria della Terra nel suo complesso, ha iniziato a emettere una serie di gas, di questi gas serra, e far sì che la concentrazione di questi gas nell'atmosfera stia aumentando. Il più importante di questi, lo avrete sentito dire tante volte, è l'anidride carbonica. L'anidride carbonica che viene determinata fondamentalmente quando bruciamo qualcosa. Sia che accendiamo il riscaldamento, che guidiamo le nostre macchine, tranne se sono elettriche, eccetera, eccetera, o bruciamo nei camini qualcosa, tutto quello genera anidride carbonica, che è uno dei tanti gas serra, non è l'unico, ma è il più importante. Il problema è che questo gas, appunto, va nell'aria e rimane lì per decine, se non centinaia di anni. Quindi ancora oggi nell'atmosfera che circonda il nostro pianeta, per esempio, ci sono ancora le molecole di anidride carbonica prodotte dai nostri nonni, i nostri bisnonni. E quello che bruciamo oggi rimarrà nell'atmosfera, salvo che appunto la tecnologia non arrivi a qualcosa per farlo, rimarrà nell'atmosfera per le generazioni vicine. E come l'anidride carbonica tanti altri gas serra. L'immagine che si utilizza per cercare un po' di dare l'idea, di renderla un po' più chiaramente, è che dovete pensare alla nostra atmosfera come una vasca. Ok?
Il livello dell'acqua è la concentrazione di questi gas nell'atmosfera. C'è un rubinetto in cima, come in tutte le vasche. Questo rubinetto è aperto, l'acqua c'è, l'acqua scorre. Nel fondo c'è uno sfiatatoio, come in tutte le vasche. Il problema è che la portata di questo rubinetto è troppo alta. Questo rubinetto è aperto al massimo, molto più di quanto consente invece lo sfiatatoio di far defluire l'acqua, e quindi il livello sale, 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 sale. Naturalmente, se arriva al bordo, quello che succede è che poi si allaga a casa. Noi non siamo ancora al bordo, ma ci siamo pericolosamente vicini. Qualcuno avrà notato che ci sono delle cose scritte. Questo sfiatatoio sul fondo sono i cosiddetti serbatoi naturali di carbonio. Le piante, in particolare le foreste, quanto più sono antiche, riescono a catturare parte di questa anidride carbonica. I nostri oceani catturano l'anidride carbonica. Il problema è che, di nuovo, ne stiamo mettendo talmente tanto in atmosfera che i nostri oceani e le nostre foreste sono arrivati a un punto di saturazione e quindi fanno fatica a filtrare. C'è una teoricamente possibile alternativa, lo vedete al lato, che sono i cosiddetti serbatoi artificiali di carbonio. Tecnologie, ci sono scienziati in tutto il mondo che stanno provando a inventare sistemi per catturare dall'aria l'anidride carbonica, per filtrarla, per far sì che appunto quando c'è un processo industriale che brucia direttamente viene presa e conservata. Però attualmente tutte queste soluzioni che ci sono danno una resa molto piccola. Il problema quindi, come sempre, è che dobbiamo agire sul rubinetto, dobbiamo ridurre quanto più possibile la portata di questo rubinetto se vogliamo arrestare il fenomeno. Giusto per darvi un'idea, diciamo, sono state fatte una serie di valutazioni negli ultimi 800.000 anni della storia dell'uomo, che è, se volete, la parte della storia dell'uomo più sicura, perché naturalmente ci sono indicazioni anche su molto prima, ma sono con maggiore incertezza. La concentrazione in atmosfera dell'anidride carbonica era su livelli molto bassi, al massimo si è arrivato a cosiddette 300 parti per milione, che è l'unità di misura della concentrazione di anidride carbonica all'atmosfera. Oggi gli ultimi dati, li vedete in questa tabella, sono presi da un isolotto in mezzo all'oceano, si chiama Mauna Loa, quindi è molto, diciamo, preciso e attendibile, perché lì non ci sono case, non ci sono fabbriche, è l'unico modo per rilevare lì in maniera pulita. Siamo arrivati a 423 parti per milione. Quindi siamo 123 parti per milione superiore alla media degli ultimi 800.000 anni. Giusto per darvi l'idea, questa è chiaramente l'indicazione del fatto che è l'uomo che ha alterato un equilibrio che invece, tutto sommato, vedete, aumentava, si riduceva, ma era stabile a livelli molto più bassi. L'uomo, diciamo, negli ultimi 100 anni soprattutto, ha avuto uno sviluppo incredibile per la storia dell'umanità. L'umanità ha campato poco, male negli ultimi millenni. Fondamentalmente dagli anni 50 e 60 l'umanità ha avuto una crescita, uno sviluppo mai visti fino ad ora. Siamo passati da 1 miliardo di persone a 8 miliardi. Stiamo sempre meglio, viviamo più a lungo. Fortunatamente ci sono milioni e milioni di persone che sono uscite dalla povertà assoluta. E quindi, diciamo, tutto questo, la storia dell'uomo negli ultimi 100 anni, anzi gli ultimi 50 anni, non è soltanto una brutta cosa, anzi. L'umanità fortunatamente sta crescendo e sta facendo sì anche che meno persone rimangano indietro in questo processo. C'è però un costo, d'altra parte. Tutto questo sta avvenendo a discapito della salvaguardia del nostro pianeta, che è l'unica, tra l'altro, l'unico pianeta su cui siamo, non abbiamo alternative, non ci sono cosiddetti piani B. Infatti in questo grafico vedete riportate le deviazioni delle temperature medie rispetto alla media storica. Per darvi un'idea, quelle barre in blu che vedete significa che quell'anno il pianeta mediamente era più freddo rispetto alla media, diciamo, pre-periodo industriale. Vedete barre blu fino alla Seconda Guerra Mondiale. Dalla Seconda Guerra Mondiale in poi un po' di barre blu, un po' di barre rosse. Da un certo momento in poi della storia dell'uomo, dagli anni 70 in poi, solo barre rosse, ovvero mediamente il pianeta quell'anno era più caldo. E queste barre rosse purtroppo crescono sempre di più, fino ad arrivare al 2023. Sentite sempre più spesso il titolo nel giornale: questo mese di luglio è stato il mese di luglio più caldo della storia dell'uomo. Poi è arrivato agosto, questo mese di agosto è stato lo è. Purtroppo la realtà è che sentiremo questi titoli praticamente, non dico quasi sempre, ma verosimilmente molto più spesso, se non ogni mese. Perché anche il cambiamento climatico che è in atto è di nuovo un processo molto difficile da arrestare, e con una parte di questo ci dovremo convivere per decenni a venire. Però siamo, tra virgolette, siamo ancora in tempo, nel senso che intanto al peggio non c'è mai fine, e secondo luogo possiamo concretamente anche agire per ridurre il più possibile gli effetti negativi del cambiamento climatico. Questa immagine di nuovo replica quella di prima. In blu sono gli anni in cui il pianeta era mediamente più freddo. Di nuovo, come potete osservare, a un certo momento in poi sono diventate prima rosé,
e poi ci sono cinque possibili scenari, cinque possibili futuri davanti a noi, e a seconda di quello che intendiamo fare, in basso immaginate un mondo in cui l'umanità decide è la priorità numero uno il cambiamento climatico, facciamo tutto quello che serve per fermarlo, si spendono tutte le cifre, si adottano tutte le scelte, eccetera. In quel caso vedete il colore è sempre un rosé, quindi ci sarà sempre, avremo sempre, diciamo, a che fare con anni un po' più caldi, però tutto sommato è una situazione gestibile. Man mano che ci spostiamo verso l'alto invece sono scenari in cui l'umanità dice di fare un po' meno, fino all'ultimo scenario in alto invece è uno scenario in cui l'umanità dice vabbè, il cambiamento climatico insomma è una priorità però meno importante di tante altre cose, quindi possiamo anche ignorarlo. Vedete che diventa sempre più rosso fino addirittura a nero, che vuol dire? Che lì arriviamo a scenari in cui le temperature aumentano nell'ordine di 5, 6, 7 gradi e stiamo parlando di medie mondiali, che vuol dire che in alcune parti del mondo si arriverebbe anche oltre, con risultati, diciamo, che farebbero sì che la vita non sarebbe sostenibile in molte parti del nostro pianeta. È una scelta che dobbiamo fare noi come umanità nel loro complesso, il che è anche complicato, non è che si parla facilmente con tutta l'umanità, è una scelta che riguarda le vostre generazioni, è una scelta che riguarda noi che giustamente abbiamo ereditato a nostra volta, e dobbiamo far sì che su di voi ricada il minor possibile questo estro. Sintetizzando questo primo blocco, diciamo, gli idrocarburi, il petrolio, il gas, il carbone, che bruciando generano l'energia, generano l'elettricità che alimenta i nostri cellulari, che alimenta i nostri computer, i nostri iPad, internet e compagnia cantante per la maggior parte dei casi, di per sé non sono una cosa sbagliata, anzi hanno alimentato la principale fase di sviluppo dell'umanità mai vista nella storia dell'uomo. Il problema è che per molte cose c'è un effetto negativo, e l'effetto negativo è che bruciando questi idrocarburi è aumentata drasticamente la concentrazione di gas sera, in particolare di anidride carbonica, in atmosfera. Questi rimangono in atmosfera per anni, decenni. Alcuni di queste piccole molecole possono rimanere addirittura per centinaia e centinaia di anni, anche se fortunatamente sono in piccole concentrazioni. E quindi è importante agire fin da ora, e quanto più decidiamo di procrastinare, cioè di rimandare gli interventi, più la situazione si complica. E l'aumento della concentrazione di gas serra che fa sì che aumenti la temperatura in media del nostro pianeta, ed è per questo che è importante agire. Ricordate la vasca? Dobbiamo chiudere quel rubinetto, non c'è altra soluzione. Lo sfietatoio sul fondo, i nostri oceani, le nostre foreste sono al limite, peraltro se tagliamo le foreste ci tagliamo le gambe da soli. Quello a destra, quelli artificiali, la tecnologia ci stupisce sempre, e dobbiamo avere anche fiducia nel fatto che l'ingegno umano partorisce sempre nuove idee ogni giorno, però nel frattempo, nell'attesa di una soluzione miracolosa, conviene agire in quello che sappiamo già è la cosa più efficace, cioè ridurre l'ingresso dell'acqua nella vasca. Dubbi fino a qui? Vi ho terrorizzato, demoralizzato? Tranquilli, ci sono le soluzioni. Andiamo avanti alla seconda parte. Ok, ma tu lavori in una banca centrale, perché ti stai occupando di questa cosa? Non fate altre robe, numeri, bilanci, eccetera, eccetera. Vero, il problema è che questa cosa concretamente ha un impatto sulle nostre vite e anche sulle economie. Questa immagine, che si vede malissimo, scusate, è dall'ultimo rapporto dell'IPCC. Ogni 5 anni, mediamente, tutti gli scienziati climatici più importanti nel mondo vengono riuniti dalle Nazioni Unite e si dice cerchiamo di capire, di depositare, diciamo, di cristallizzare tutte le nostre migliori conoscenze sul fenomeno dei cambiamenti climatici. Hanno iniziato ormai negli anni 80 questo processo, più o meno ogni 5 anni decidono, bene, che cosa abbiamo imparato in questi 5 anni? Cerchiamo allora di fare un rapporto in cui sintetizziamo tutto quello che abbiamo appreso. E dagli anni 80 a oggi ne sono venute fuori di cose, di novità, e ogni anno, ogni giorno che passa vengono fatte nuove scoperte. Quindi è importante questo sforzo, perché rispetto appunto agli anni 80, ad esempio negli anni 80 non c'era ancora la certezza statisticamente fondata che il cambiamento climatico fosse dovuto all'uomo. Nel corso degli anni gli scienziati sono arrivati a quello che si chiama consenso, cioè hanno tutti più o meno d'accordo, tranne una piccola parte, nel dire, signore, il cambiamento climatico c'è, e c'è perché l'uomo fa determinate cose. E poi si sono arrivati a capire sempre più i meccanismi. Nell'ultimo di questo rapporto, che è stato pubblicato un paio di anni fa, si è cercato di capire che cosa vuol dire che il cambiamento climatico ha un impatto sulle nostre vite, concretamente. Vuol dire che quelli che sono gli eventi climatici estremi, che ci sono sempre stati nella storia dell'uomo, ma a causa del cambiamento climatico ne aumenterà la frequenza. Avete fatto caso che ultimamente passiamo da caldo
pazzesco, nella stessa giornata arrivano in 10 minuti arriva la quantità di acqua che tipicamente arriva in un mese. Ecco, questo clima tipico dei monsoni, di altre regioni del globo, è uno di questi effetti. Quello che è successo in Emilia Romagna ancora non è chiaro, ma ci sono appunto degli studi, la cosiddetta attribuzione, che è in atto, che cercano di capire se quello che è successo è, come dire, sfortuna, uno di quegli eventi che avviene ogni 50 anni, o se invece è un aumento della frequenza di questi eventi dovuto appunto al cambiamento climatico. In poche parole, eventi come le bombe d'acqua, come vengono chiamate dai giornali, cioè queste grandi precipitazioni concentrate in poco tempo, oppure eventi siccitosi, avete sentito appunto che in molte parti del paese, non soltanto appunto, io sono siciliano, appunto per me la siccità diciamo è una costante, diciamo, ne sento parlare quando sono piccolo, però diciamo, ormai non mi sarei mai aspettato di sentire dire che in Piemonte ad esempio o in altre regioni del nord avessero a che fare appunto con il razionamento dell'acqua, perché purtroppo se non piove per tanto tempo comunque i livelli delle acque dei fiumi iniziano a essere pericolosamente bassi anche lì. Diciamo, l'aumento della frequenza di questi eventi è dovuto al cambiamento climatico. Di nuovo, è tutto scritto nella pietra? Assolutamente no. La nostra azione fa la differenza. E come vi dicevo, dipende dagli scenari. Gli scienziati hanno pensato che il modo più facile per comunicare alle persone fosse, come dire, di dare delle alternative. Agiamo tanto? Bene. Queste cose aumenteranno invece di eventi una volta ogni 50 anni, di quelli che i nostri nonni ci raccontano, che si ricordavano così bene perché erano eventi che avevano cambiato la loro vita. Il fiume che esondava e gli distruggeva la casa è un evento che ti rimane impresso nella memoria, di cui magari vuoi parlare anche con i tuoi nipoti. Se questa cosa purtroppo però avviene più volte nel corso della tua vita, come sarà ad esempio successo appunto in Emilia Romagna, inizia a diventare un problema da gestire nella quotidianità. Vogliamo agire? Bene, questa cosa rimarrà appunto un evento ogni X anni. Vogliamo non fare nulla? Va bene, prepariamoci però, perché questa roba inizierà a verificarsi molto molto più di frequente. Quindi vuol dire ad esempio che non si abita più a pian terreno o al primo piano, quando si vive in prossimità di un fiume, vuol dire fare argini più alti, vuol dire essere pronti ad evacuare in poco tempo. Questo è quello che si chiama adattamento. Il cambiamento climatico è qui, stiamo facendo parecchie cose per cercare di limitarne gli effetti, una parte di questi effetti li dovremo gestire. Una delle domande che vengono spesso fatte appunto agli economisti, alle persone che si occupano, è: sì, ok, è chiaro, è una cosa brutta il cambiamento climatico e tutti gli effetti ne derivano, ma voi dite l'alternativa è la transizione in particolare energetica, cioè perché l'energia spiega quasi il 75% delle emissioni di gas serra, quindi è per me tutto il modo in cui produciamo e consumiamo energia è al cuore di questa transizione. Ma la transizione energetica conviene? Cioè, qual è l'alternativa? Se non faccio nulla, so che ci saranno più tsunami, più maremoti, cose varie, eccetera, eccetera, più alluvioni, ci saranno più siccità, incendi virulenti. Bene, questo mi è chiaro. Qual è l'alternativa se invece agisco? Bene, ci sono tante persone, appunto, colleghi e altri, che cercano di dare una risposta a questa domanda. Chiaramente, diciamo, stiamo parlando del futuro, quindi il futuro per definizione incerto e difficilmente prevedibile. Ma quello che cerchiamo di far capire è che, quale che sia lo scenario, la transizione conviene, nel senso che ci saranno meno danni in uno scenario in cui la transizione si fa, questo blocco che vedete net zero 2050 è uno scenario in cui fondamentalmente riusciamo a arrivare al 2050 con emissioni nette di gas serra uguali a zero, cioè in poche parole, se c'è una molecola di CO2 che viene emessa da qualcuno, da qualche parte questa molecola viene presa e stoccata, non la si fa finire in atmosfera. Nel frattempo abbiamo ridotto il più possibile le emissioni. Questo è l'impegno che quasi tutti i paesi del mondo hanno preso, ad esempio a Parigi, che molti paesi hanno anche codificato nelle proprie regole, nel proprio vivere civile, e questo poi vuol dire anche che si declina concretamente nelle nostre vite. Il fatto che le macchine diventano sempre più efficienti, il fatto che i riscaldamenti vanno accesi solo in certe ore del giorno, in certi periodi, e che c'è una forte pressione a dismettere la caldaia a gas verso cose, è tutto concretamente derivante da questo obiettivo. Noi vogliamo raggiungere questo obiettivo, ci sono tanti modi per arrivare, ma l'obiettivo principale è quello. Ora vi faccio notare, queste sono deviazioni, sono danni, chiamiamolo così, che anche nello scenario in cui raggiungiamo quindi l'obiettivo che ci siamo dati, i danni ci saranno lo stesso, per quelli che ci dicevamo. In passato si è fatto molto poco, la prima conferenza internazionale di Rio de Janeiro in cui si è stabilito, l'umanità ha preso un impegno, ha detto c'è un cambiamento climatico in atto, cerchiamo di fare qualcosa,
è degli anni 90, 1990. Il protocollo di Kyoto, che è stato il primo tentativo dell'umanità di darsi le regole per limitare le emissioni, viene pochi anni dopo. Chiaramente ogni istante, in cui stiamo parlando di quasi 30 anni, in cui si è perso tempo per agire, ha fatto sì che siamo arrivati in questa situazione. Quindi una parte di questi danni li avremo lo stesso. Ci disperiamo? No, perché se non facciamo nulla, quello che vedete appunto all'estrema destra, lo vedete che le barre sono molto più alte, e quelle barre sono esattamente i risultati dei danni. Cioè, ogni volta che se accettiamo un mondo in cui mediamente le temperature saranno più alte, ci saranno delle colture che non campano, se fa 40 gradi, insomma, cioè, certe piante non riescono ad arrivare a fiorire, a dare appunto le cose. Se dopo che hai seminato arriva una bomba d'acqua e ti distrugge tutto quanto, di nuovo il risultato è quello. Se appunto hai costruito una casa e la casa ti viene allagata, devi rimettere a rimboccarti le mani e costruirla, e viceversa. Quindi diciamo, la transizione conviene, anche in una situazione in cui comunque avremo a che fare con dei danni, conviene fare questa transizione rispetto a rimandarla ulteriormente. Questo è il senso di questo grafico, al di là delle, diciamo, dei dettagli. Ora, di nuovo, andiamo un po' più nel dettaglio di quello che succede a noi europei, perché poi, diciamo, sì, è una roba che riguarda tutto il mondo, per uno può pensare, vabbè, ma concretamente per la mia vita che cosa vuol dire? Questo è uno studio fatto alcuni anni fa da un centro di ricerca della Commissione Europea. Al di là dei numeri, quello che vorrei dare sono più che altro, diciamo, anche la grafica rende un po' l'idea. Prima di tutto, che i paesi più esposti sono quelli in rosso, presente l'Italia, quindi diciamo noi italiani siamo in prima linea per tutta una serie di motivazioni, perché siamo appunto più vicini all'equatore, perché il mare è un serbatoio, eccetera, eccetera. I paesi mediterranei sono i paesi che soffrono di più. Non a caso sentiamo spesso in Grecia ci sono stati grandi incendi, sono andati i canadieri italiani ad aiutare, vi dicendo, stesso in Spagna, oppure quello che succede in nostra Europa. Quindi noi italiani siamo alla frontiera, ci piaccia o non ci piaccia, tra vari paesi noi siamo esattamente tra quelli che subiranno di più gli effetti. In che modo arrivano? Ci sono vari canali, appunto riduzione appunto della disponibilità di acqua, si abbassano i livelli dei fiumi. In Germania, dove tipicamente le merci viaggiano sui fiumi, perché loro hanno grandi fiumi, può succedere, è successo in diversi stati, che i livelli dei fiumi si abbassano così tanto che le navi che loro utilizzano per trasportare le merci non possono più camminare. Questo è un problema, perché se tu sei l'unico modo per far andare le tue merci al porto di Rotterdam e poi da lì partire per tutto il mondo era darle in quel modo, mi devo riorganizzare, devo iniziare a chiedere camion, eccetera, eccetera. Questo ha un costo importante e si trasferisce poi a valle sul cliente. In alcuni paesi, paradossalmente, ci può essere anche qualche piccolo vantaggio. Sentirete parlare del fatto che in Inghilterra iniziano a produrre vino, eccetera, eccetera. Sì, è vero, in Inghilterra iniziano a produrre vino perché ormai il clima è cambiato anche lì, però diciamo, il fatto che in Inghilterra producono vino è una piccola, infinitesimale, infima buona notizia in un contesto generalizzato in cui comunque il problema è ci sono più cose negative che positive. Giusto per farvi un esempio, appunto, ci sono vari canali, come dicevamo, pensiamo alla siccità, che è una cosa molto concreta. La siccità, appunto, come dicevamo, impatta in vari modi, c'è meno acqua, noi siamo abituati ad aprire il rubinetto e a bere. Questa cosa non è scontata, la maggior parte delle persone nel mondo non hanno un rubinetto, e se hanno il rubinetto non hanno la garanzia che aprono e bevono, perché noi abbiamo appunto acquedotti, abbiamo tutta una serie di sistemi di protocolli di controllo per cui l'acqua al rubinetto è controllata e verificata. Questa cosa non è garantita, sfortunatamente, neanche per noi. C'è un problema nella produzione. Una parte delle nostre rinnovabili, la maggior parte delle nostre rinnovabili in Italia è l'idroelettrico, che è una delle più antiche fonti inventate dall'uomo per produrre energia elettrica. Naturalmente anche l'idroelettrico, se l'acqua evapora e c'è meno acqua che finisce negli invasi, si riduce e si genera così un circolo vizioso, c'è meno energia pulita, sono costretto a bruciare più idrocarburi, in particolare gas, per far fronte al fatto che l'idroelettrico è meno disponibile, e questo aggrava ulteriormente la situazione. Ho già fatto l'esempio del fatto che le merci non possono circolare nei fiumi più bassi, c'è un tema appunto anche sull'agricoltura. Ci sono colture che con l'aumento della temperatura stanno meglio, ma la maggior parte delle colture, quelle che impattano più attivamente anche sulla nostra dieta, soffrono l'aumento delle temperature e la minor disponibilità di acqua. Quindi gli agricoltori devono investire ad esempio in sistemi di irrigaggio precisi, mettere le tubazioni, mentre la maggior parte degli agricoltori facevano e fanno ancora affidamento sul fatto che ogni tot piove. Questa cosa purtroppo è destinata a cambiare.
Altra cosa che vi segnalerei, e basta, poi mi taccio a questo punto, è che attualmente il mondo sta cercando di ridurre l'aumento delle temperature, l'avete sentito questo numero magico, di 1,5 gradi centigradi. Intanto aumento rispetto a che cosa? A quella che era la temperatura prima della rivoluzione industriale, che è quel momento in cui l'uomo, come ci dicevamo, ha iniziato, imbrigliato, ha capito che oltre a fare fisicamente lui la fatica, a utilizzare cavalli e muli, bruciando qualcosa riusciva a liberare energia. E da quel momento sono esplose le possibilità e lo sviluppo e il benessere dell'umanità. Quello che stiamo cercando di fare è far sì che l'aumento della temperatura media dell'umanità rispetto a quello che era la temperatura presente in quel momento si limiti a 1,5 gradi. 1,5 gradi purtroppo ci siamo già abbastanza vicini, però appunto ogni decimo di grado in più conta. Non è un processo lineare, non è che i danni si aumentano di 1/10 di grado aumentano linearmente, ci sono gli effetti delle non linearità, vengono chiamate, per cui l'aumento fino a 3 gradi farebbe sì che i danni aumentino di molto di più di 2 volte rispetto a 1,5 gradi. Per questo è importante agire e far sì che questo aumento sia il più contenuto possibile. Concretamente, come ci dicevamo, gli eventi estremi ci sono sempre stati, alluvioni piene, quella di Firenze che è rimasta appunto addirittura un emblema per un'intera generazione, o appunto grossi incendi che hanno devastato, hanno sempre caratterizzato l'umanità, non è che l'uomo nel giardino dell'Enel non è mai successo nulla, l'umanità sul mondo, nel mondo ha sempre avuto a che fare con gli eventi estremi. Il problema di nuovo è che aumenta la frequenza del verificarsi di questi eventi a causa del cambiamento climatico. Negli ultimi 40 anni in Europa questi eventi estremi, in particolare quelli connessi al cambiamento climatico, hanno prodotto decine di miliardi, centinaia di miliardi di danni e sfortunatamente anche migliaia di morti. E l'Italia di nuovo si trova purtroppo alla frontiera per quello che ci siamo detti, perché il nostro è un paese peraltro che ha anche un'orografia particolare. Noi siamo un paese che ha delle montagne che ci circondano a nord, è una catena di montagne che attraversa tutto il paese, e vivere in prossimità di montagne vuol dire stare sempre con l'ansia che ci siano frane e che i fiumi possano assondare e via dicendo. Non siamo un grande paese piano dove comunque, come dire, è anche facile tirare su barriere e cose. Siamo un paese appunto che ha anche una grande bellezza per questo, ma che deve fare conti con gestire questa bellezza. Prego. Anche l'Emilia Romagna, che è l'unica pianura che abbiamo preso in questo paese, è stata allagata, è un'osservazione corretta. Questo perché si cercherà di capire, sembra che il fiume è precipitato talmente tanta acqua, il fiume a un certo punto, i fiumi sono in un letto. Normalmente l'uomo costruisce dei muretti, dei contenimenti, ma se c'è troppa acqua che arriva tutta insieme, questo il fiume esonda e allaga. Si dovrà capire che è successo, se è arrivata effettivamente tanta acqua, se questi muri erano stati costruiti, anche perché in Emilia Romagna purtroppo era successo non molto tempo fa una cosa simile. Questo però ci dimostra che nessuno è al sicuro, persino appunto l'Emilia Romagna è una regione molto prospera, molto organizzata, insomma io vengo da tutte altre parti, ci fa capire insomma che dobbiamo lavorare. È un'osservazione assolutamente corretta, grazie. Altre domande? Volete fare il microfono così? O vi imbarazzate? Va bene, falla lì. E avete ragione, purtroppo l'impressione che queste storie che riguardano amici, parenti, facendo corno un giorno potrebbe riguardare anche noi, diventeranno sempre più comuni, perché appunto l'Italia è un territorio molto fragile suo. A questo si aggiunge anche il fatto che spesso abbiamo costruito tanto e non proprio benissimo, ecco. Quindi se costruisci una casa vicino al letto di un fiume e quel fiume magari lì non dovevi costruire, c'è anche poi un tema di responsabilità poi,
che è un tema molto spinoso del cui non voglio entrare, se non mi fanno male. Prego. Giusto, il problema è se la casa è già lì, è motivo per cui non è facile trovare il giusto equilibrio, perché da un lato uno potrebbe dire tu hai costruito lì, lì non dovevi costruire, ora sono problemi tuoi. C'è un tema che giustamente dice questa cosa però potrebbe succedere a chiunque, la comunità nel suo complesso aiuta. Non è facilissimo, è un tema esattamente per cui appunto i politici spesso discutono. I politici hanno tante responsabilità, a volte anche di aver avallato questi comportamenti, però è anche vero che lo fanno perché le persone danno anche questi segnali. Ed è un tema in cui bisogna discutere, perché purtroppo toccherà costantemente, sempre più frequentemente, le persone che conosciamo. Cioè, quindi, giustamente, uno dice, sì, hai costruito vicino a un fiume, il fiume si sa che esonda, non c'erano le barriere. Amico mio, prima o poi ti sarebbe toccata, però chi ti aveva autorizzato a costruire? È esattamente il tipo di riflessioni che una società dovrebbe fare per cercare le soluzioni più giuste. Ma hai ragione, non è un tema facile. C'era una domanda, osservazione dietro? Non siete timidi, più piccoli li hanno fatto. E se posso aggiungermi, io sono un gran fan dei grafici, meglio slide con grafici e poche parole, tanto per dirvene appunto il tema di cui stiamo parlando, parliamo di adattamento, è tanto facile a dirsi quanto difficile a farsi. Questa è una fotografia, stiamo parlando di una regione in Inghilterra, non diciamo sempre l'Italia e l'Italia, la fotografia è interessante perché quello è un cartello che dice lavoriamo insieme per ridurre il rischio di alluvioni, e come vedete quel cartello che evidentemente segnalava un intervento, forse un argine per sapere che avevano fatto, è sommerso. Quindi purtroppo non è che siamo solo noi che facciamo male, è una cosa che, anche perché non è facile capire, ci sono a volte dei fenomeni così estremi, piove per così tanto eccetera, uno magari ha costruito un muretto di un metro che dovrebbe resistere alle alluvioni, a eventi che si ripetono normalmente ogni x anni, poi arriva la piena di un metro e mezzo e quindi anche se hai fatto l'intervento quella barriera è stata inutile. È molto complicato, non è facile, però è esattamente il motivo per cui dobbiamo parlarne. Domanda? Sì. Anche come ha detto lei, siamo gli unici che fanno male le cose, è andato per l'Inghilterra, anche se fossimo noi a fare cose bene, anche se l'Inghilterra fosse cose bene, con colossi mentali così dovrebbe essere il colossi del caso della Cina, anche se facessimo noi le cose bene, tanto poco. Bisognerebbe coinvolgere più altro quello che... Sì, è giusto. Questo è il tema del coordinamento globale. Grazie mille, l'intervento sta dicendo l'Europa oggi contribuisce mediamente, mi sembra, tra il 5 e il 6% delle emissioni di gas serra. Quindi se anche domani decidessimo di azzerarle, il che vorrebbe anche dire fondamentalmente tutta una serie di problemi, la gente non circola più con le macchine, moriamo di freddo perché chi non ha la caldaia elettrica non può accendere eccetera, dice comunque non arrestiamo il cambiamento climatico perché la Cina ne fa il 25%, gli Stati Uniti il 17%, sono quelli lì che vanno vinti. È vero, è un tema grosso di coordinamento. Ci sono due possibili soluzioni. La prima è che una volta per stabilire il coordinamento, prima di tutto ci vuole anche qualcuno che inizi a dare l'avvio. Ed è il motivo per cui l'Europa un po' spinge tutto il mondo della frontiera. Dice oggi noi contiamo poco. Storicamente l'Europa è uno dei responsabili, perché non dimentichiamo che ogni molecola che emettiamo sta qui per decenni e parte della concentrazione attuale dipende dal fatto che l'Inghilterra, la Germania, l'Italia nei decenni del secolo scorso hanno emesso senza sapere che ci sarebbe stato un problema, e quindi diciamo scontiamo una responsabilità anche storica da questo punto di vista. Il secondo è che per convincere a sedersi attorno a un tavolo quantomeno i principali inquinatori ci vuole qualcuno, come dire, faccia uno sforzo di buona volontà. Il secondo punto che direi è vero, un tema è la mitigazione, però l'adattamento è un altro. Quindi diciamo, se anche non riuscissimo a convincere Cina e Stati Uniti a fare lo sforzo, l'India poi, perché diciamo sono tanti paesi
1.400.000 di persone, non sono mica pochi indiani. Diciamo, se anche riuscissimo a convincere i principali emettitori, ci sono sforzi in questo senso a fare la loro parte, una parte degli effetti negativi li abbiamo, sono cosiddetti lock-in, cioè sono qui. Cioè il fatto che eventi come l'Emilia Romagna 2 anni fa e adesso ci ritroviamo di nuovo a discuterne, purtroppo sono qui. Quindi l'adattamento diventerà una parte della nostra vita in termini di prassi, imparare per esempio se ci sono, arrivano i messaggi della protezione civile, c'è l'allerta arancione, quindi mi organizzo la giornata sapendo che potrei avere difficoltà a tornare a casa, allora magari non vado col motorino o con la bicicletta, ma prendo il mezzo pubblico o magari appunto evito proprio di fare lo spostamento se non è strettamente necessario. Sono piccole cose che però cambiano la nostra vita e che inevitabilmente diciamo, diventeranno parte integrante del nostro essere. Una cosa che la generazione precedente non aveva bisogno, perché di nuovo erano cose che avvenivano con una frequenza molto, molto appunto rara. Sempre sui grafici, la bellezza dei grafici. In questo grafico vorrei dare anche, perché sono, temo appunto di perdervi nella disperazione, una nota positiva. Questo diciamo, vi invito anche, c'è un bellissimo libro di una scienziata di Oxford, Anna Ricci, che appunto dice, fa tutta una serie di punti, dice non è che il mondo sta andando in malora, anzi, molte delle soluzioni sono disponibili. Ad esempio, nelle cose positive, è che appunto, come vi dicevo, gli eventi catastrofici sono sempre stati nella storia umanità. Ci sono sempre state enormi siccità, enormi carestie e cose che hanno prodotto milioni e milioni di morti. Come vedete appunto queste barre. La cosa positiva è che il mondo, pur diventando sempre più popolato e sempre più prospero, sta anche imparando a gestirli meglio. Oggi se c'è un'emergenza, la macchina si mette in moto quasi subito, la protezione civile per rimanere nel nostro paese, i vigili del fuoco, addirittura ormai ci sono i meccanismi per cui se c'è un incendio ad Atene che arriva a lambire l'acropoli, i Canadair partono dalla Francia e dall'Italia, quindi da questo punto di vista la tecnologia e il fatto che siamo una società prospera ci consente di concretamente reagire e di salvare vite umane, piccolo dettaglio, cioè questo vuol dire concretamente che agiamo. Quindi il danno e il numero di vittime fortunatamente si sta riducendo. Quindi questa è una cosa importante, non è che è tutto, diciamo, non dobbiamo essere fatalisti. In questo diciamo siamo aiutati dal fatto che anche la tecnologia ci aiuta, ci sono appunto sempre più sensori, cose che ci dicono anche guardate, mi è appena arrivato un messaggio della protezione civile, allerta, oggi pomeriggio è previsto alluvione a Roma. Quindi diciamo uno lo sa e prova un attimo a organizzarsi di conseguenza. E queste cose diventeranno sempre più sofisticate e concretamente faranno sì che si salveranno vite umane. Questa è una cosa importante. In questo la tecnologia ci aiuterà e ci aiuterà sempre di più. Per chiudere appunto questo modulo, quello che fa il cambiamento climatico, il motivo per cui effettivamente siamo qui a parlare, è che aumenta la frequenza di cosiddetti eventi estremi. Quindi cose che avvenivano una volta a memoria dei nostri nonni e che magari venivano anche 1 o 2 volte nella memoria dei nostri genitori, sfortunatamente nel mio caso e ancora di più nel vostro, tenderanno a diventare delle routine, roba che succede ogni 50 anni diventerà magari ogni 25, ogni 20 anni, se non addirittura ogni 10 anni. Questo dipende dal percorso che prenderà diciamo, la storia del mondo. Gli effetti economici sono complessivamente negativi, di nuovo, in pochi casi, se in Norvegia si mettono a coltivare il grano, buon per loro, non è che la Norvegia è il granaio del mondo, e quindi diciamo, quei pochi effetti positivi non compenseranno in alcun modo la stragrande maggioranza degli effetti negativi. E poi c'è un tema delle non linearità, ci sono dei cosiddetti punti non ritorno, tipping points, che sono anche molto complicati, come ci dicevamo la scienza fa continuamente progressi nello studio. Il fatto che i mari stiano, quello che sta succedendo ultimamente nelle ultime cronache delle ultime settimane, che gli scienziati sono sconvolti da quello che sta succedendo nei mari. Non si capisce rispetto ai modelli che abbiamo fatto perché il mare si stia riscaldando così tanto e quali conseguenze possono esserci. Tra le varie ipotesi c'è che tutti i modelli che gli scienziati avevano sviluppato, stiamo parlando di cose complicatissime, in cui ci sono mega calcolatori che macinano numeri per giorni e giorni, non fossero adeguatamente diciamo, rappresentativi della realtà, e che in realtà il mare, gli oceani, che sono la principale riserva di carbonio del nostro pianeta, stia succedendo qualcosa che non comprendiamo bene e quindi a sua volta potrebbe esserci delle risvolte. Il tema fondamentale è quello che ci dicevamo, che segnala appunto il collega, cioè è importante l'adattamento, cioè come andranno le cose, se il mondo riuscirà o meno in questo sforzo collettivo di com'è, dovremo fare un adattamento. La differenza è un adattamento di un tipo oppure
se il mondo non dovesse riuscire a fare il coordinamento necessario, chiaramente sarà necessario un adattamento molto più estremo. Che vuol dire adattamento più estremo? Signori, certe aree del pianeta non saranno abitabili e quindi ci saranno anche grandi milioni di persone che magari flussi migratori da gestire, via dicendo, che sono cose che vediamo concretamente, non è che quelle persone che si mettono in balia del mare per venire in Europa lo fanno perché gli piace rischiare la vita, lo fanno perché magari nei loro paesi la siccità sta spingendo appunto ad abbandonare le loro case e a dire a rischiare il tutto per tutto per avere un futuro per le loro famiglie. È quello che sta succedendo. Andiamo al terzo modulo. La transizione non è un pranzo di gala. Ci siamo detti, bene, abbiamo capito che i cambiamenti climatici sono una cosa brutta, che è il risultato appunto che noi bruciamo idrocarburi, che aumenta la frequenza di eventi climatici estremi. Abbiamo visto che è una cosa che conviene da un punto di vista economico, perché ogni alluvione costa, perché ogni siccità devasta i territori, eccetera, eccetera. Perché non facciamo la transizione? E qui andiamo a quello che uno scienziato storico che si chiama Vaclav Smil spiega abbastanza chiaramente in tutta la serie dei suoi libri, cioè che l'uomo non è alla prima transizione energetica. Storicamente l'uomo ne ha fatte diverse nella sua storia. Come ci dicevamo, fino più o meno alla rivoluzione industriale, fondamentalmente se uno voleva riscaldarsi, illuminare la propria abitazione, bruciava qualcosa, grasso di fuoco, legno. Poi appunto una serie di scienziati, una serie di scoperte intorno al 1800 hanno capito che bruciando carbone fondamentalmente si generava vapore, si metteva in moto delle macchine e l'uomo ha liberato tutta una serie di potenze, si è diciamo disaffrancato da una serie di fatiche e pian piano la tecnologia ha fatto il seguito. Quello che diceva Vaclav Smil è che nei primi 50 anni di storia dalla scoperta del carbone, dell'uso del carbone nel 1840, dopo 50 anni il carbone era arrivato a rappresentare più o meno la metà del fabbisogno complessivo di energia dell'uomo. 60 anni dopo l'uomo scoprì un ulteriore utilizzo del petrolio. Il petrolio è scoperto, si usa diciamo da parecchi millenni, ci sono una serie di indicazioni che anche gli egiziani utilizzavano come prodotti per mumificare, per sapere insomma per che cosa. Quindi quello che è scoperto è che molto spesso l'uomo scopre un modo alternativo per utilizzare qualcosa che c'è. Nel 1915 l'uomo scopre che bruciando il petrolio di nuovo ottiene luce e calore e quindi inizia a utilizzarlo massicciamente. Nei 50 anni successivi, quindi nello stesso tempo di prima, il petrolio arriva a rappresentare il 30% della torta della domanda mondiale di energia. Poco dopo, di nuovo, il gas, che si trova spesso nel carbone, una fetta minore. Qual è la sintesi? Che man mano che cresce il bisogno dell'uomo, questa torta diventa sempre più grande. Ogni volta che noi scopriamo una nuova fonte di energia, nello stesso arco di tempo, 50 anni, questa nuova fonte arriva a coprire una parte più piccola. Quello che noi stiamo chiedendo oggi, nella transizione energetica, è di far sì che le nuove rinnovabili, cosiddette moderne rinnovabili, perché l'idroelettrico ci dicevamo è una cosa che conosciamo da parecchio tempo, quindi l'eolico, il solare e via dicendo, arrivano al 100% in un arco temporale molto più ristretto. Una cosa particolarmente complicata. Non è una transizione che succederà spontaneamente lasciando alle forze di mercato. Se lasciassimo alle forze di mercato, sfortunatamente bruceremmo carbone o bruceremmo petrolio e gas abbastanza diciamo di continuo. Quello che bisogna fare è, a meno che non ci siano appunto dei correttivi che internalizzino eccetera eccetera, bisogna appunto fare una serie di aggiustamenti per far sì che ci sia questa sostituzione che avvenga appunto in un periodo di tempo molto più piccolo e raggiunga il totale del sistema, altrimenti non riusciremo a chiudere quel famoso rubinetto che abbiamo visto all'inizio. Questo è il motivo, in poche parole, per cui la transizione che stiamo facendo è complicata, perché dobbiamo fare qualcosa che l'umanità non ha mai fatto, accelerare un processo che normalmente prenderebbe decenni e far sì che sia totalizzante. Ok? Una cosa che vorrei fosse chiara, che spesso diciamo non passa negli articoli nel dibattito, spesso si guarda le rinnovabili e dice adesso le rinnovabili arrivano al 50%, siamo sulla buona strada. Piccolo dettaglio, le rinnovabili attuali guardano al settore elettrico, ma l'elettricità è un piccolo pezzo, solo circa un quinto della torta complessiva dell'energia che consumiamo. Noi bruciamo mediamente quasi tutti i gas ormai, almeno in Italia, per riscaldarci, consumiamo benzina e gasolio per muoverci noi in macchina, muovere le nostre merci e utilizziamo tanti altri appunto carbone, gas e petrolio per i processi industriali. L'elettricità quindi, se volete, è la parte più facile del viaggio, perché su quelle ci sono già le tecnologie per renderla più pulita. Il problema è che ci sono dei settori interi, produzione di vetro e dell'acciaio, dove non ci sono ancora soluzioni tecnologicamente alternative.
Quindi è il motivo per cui è bene guardare questi segnali positivi, al fatto che a volte il giornale segnala, però non bisogna mai dimenticare che la torta è molto più grande e che tutte queste tecnologie di cui parliamo riguardano purtroppo un pezzettino della torta, la parte elettrica. Motivo per cui infatti quello che si dice è che i due driver principali della decarbonizzazione sono: uno, ridurre i consumi, l'efficientamento energetico. Questo apparecchietto qui consuma una frazione di energia rispetto al Motorola Startup che si vede nei film anni 80 e fa una marea, e c'è più capacità computazionale in questa macchinetta di quella che ha spedito l'uomo sulla Luna. Vuol dire che fondamentalmente questa roba è un gioiello di efficienza energetica e fra non 10 anni ma fra un paio di anni sarà ancora più efficiente. Quindi otterremo le stesse cose, vedere film, chattare con gli amici eccetera eccetera, consumando meno energia, ed è esattamente quello che dobbiamo provare a fare a livello di sistema. L'altra cosa è l'elettrificazione. Noi dobbiamo, visto che per produrre elettricità abbiamo già le tecnologie, i pannelli fotovoltaici, quelle megaturbine che girano, quindi lì le tecnologie ci sono, sappiamo che funzionano e costano anche poco ormai, dobbiamo cercare a far sì che tutto quello che utilizziamo sia il più elettrico possibile. Quindi non ci riscaldiamo con la caldaia a gas, ma con le pompe di calore che sono più efficienti, che consumano elettricità, oppure il passaggio alle macchine elettriche. Questi sono i due driver: efficientamento energetico e elettrificazione. Queste sono. Nel frattempo però dobbiamo tenere a mente appunto il fatto che la torta è un po' più, la situazione è un po' più complessa e non è solo elettricità. C'è anche quello che si chiama un cambio di paradigma. Il sistema elettrico che abbiamo sta cambiando molto velocemente, però ancora diciamo risente di un'impostazione in cui c'erano poche grosse centrali elettriche. Se andate appunto nel nord del Lazio noterete appunto che dalle parti di Torre Valdaliga, Montalto di Castro, noterete intanto la presenza di questi enormi tralicci elettrici, e poi vedrete che verso il mare ci sono queste grosse centrali elettriche. Appunto, questo era il sistema elettrico che era stato pensato fino a 20-30 anni fa. Grossi punti in cui si produceva energia, bruciano carbone, gas, petrolio, o nel caso per esempio di Montalto di Castro deve essere una centrale nucleare, enormi tralicci, perché da un punto di vista fisico dalla centrale servono grandi linee di trasporto che arrivavano lì e che poi la portavano fino alle nostre case. Questo era il mondo di allora, quindi pochi punti, grosse linee elettriche e la linea arrivava fino a casa con una serie di trasformatori, alternatori e via dicendo. Com'è invece il sistema attuale? Lina, perso nel nulla, ci sono 4 pale eoliche, sempre più grosse peraltro, ormai sono diventate veramente delle bestie molto grosse, quindi c'è una linea che prende l'energia prodotta da quelle lì e la porta fino a valle. Questa linea chiaramente quindi tanti impianti sparsi sul territorio, tante linee che tu devi portare e mantenere, c'è anche un fenomeno di dissipazione, e poi c'è il problema che giustamente quando non c'è il vento, non c'è il sole, questi impianti non producono. Quindi da un sistema molto concentrato, in cui era anche tra virgolette facile dire oggi la centrale è un problema, produce meno energia del solito, meno elettricità del solito, bene, allora chiamo l'altra centrale per dirgli di produrne di più e compensare, perché si sta essere sempre equilibrio. Ma un sistema in cui ci sono invece migliaia e migliaia di punti di produzione, in cui appunto tra l'altro c'è il brutto e il cattivo tempo, letteralmente fanno sì che si produca meno. Non vuol dire che non sia possibile gestirlo. Di nuovo, la tecnologia e l'ingegno umano hanno fatto sì che si siano sviluppati modelli che arrivino appunto a capire quando mediamente producono, eccetera, eccetera, centrali smart intelligenti che attaccano e staccano. Sempre di più c'è anche un ruolo di noi consumatori. In molti paesi ormai è sviluppato il meccanismo per cui ti arriva un segnale al tuo venditore e ti dice: guarda, dalle 12 alle 13, se vuoi, l'elettricità costerà il doppio perché è previsto cielo buio e quindi ci sarà meno energia solare. Fai tu. Allora io lo so, consumo meno elettricità perché appunto so che costerà il doppio. È cosiddetta risposta dinamica. Quindi come dire, in questo di nuovo la tecnologia ci sta aiutando, però è per darvi l'idea del passaggio. Intere generazioni di ingegneri hanno studiato un sistema elettrico che adesso è cambiato drasticamente e che probabilmente cambierà ancora in futuro. E di nuovo, noi partiamo relativamente avvantaggiati, intendo noi italiani e europei, perché abbiamo un sistema elettrico che fondamentalmente brucia gas, che delle 3 fonti di idrocarburi, carbone, petrolio e gas, è quella che produce meno gas serra. Voi pensate che per 1 kWh di energia elettrica prodotta, unità base, il carbone, ci sono vari tipi di carbone che emettono fino a 800 grammi di CO2, il gas ne emette più o meno la metà, quindi fa una grossa differenza.
Ad esempio in Germania bruciano carbone, parecchio carbone per le loro cose, e hanno infatti uno dei tassi di intensità carbonica più alti a parità di kilowattora prodotti d'Europa. In Francia, dove è quasi tutto nucleare ha tanti problemi, c'è delle discussioni impatto sull'ambiente, ma non emette anidride carbonica, motivo per cui hanno una delle basse intensità. Noi ci troviamo in una fase di mezzo, perché di nuovo abbiamo parecchio gas, il gas emette anidride carbonica, ma ne emette appunto molta di meno rispetto al carbone. Ci sono paesi come la Cina e l'India, dove hanno miliardi di persone che stanno uscendo dalla povertà, miliardi di persone che hanno giustamente voglia anche loro di godersi i benefici del fatto che vengono appunto nell'Occidente, c'è cioè una società super tecnologizzata, anche loro iniziano ad avere cellulari, internet e compagnia cantante, giustamente dicono anche noi vogliamo e abbiamo diritto a quel comfort. E per dare risposta a queste esigenze legittime, mi sentirei di dire, perché stiamo parlando di 3 miliardi di persone, noi siamo solo 60 milioni, bruciano tutto quello che possono e quindi ad esempio molto carbone nuovo. In questo ricordiamoci la lezione con i europei, è vero, contiamo poco nello scenario mondiale, però nuovo. Quando 30 anni fa, 40 anni fa abbiamo bruciato quello che volevamo, non lo sapevamo, ma diciamo adesso dobbiamo tenerne a mente perché in qualche modo abbiamo generato quella che si chiama una esternalità negativa, cioè abbiamo messo in atmosfera roba che impatta su tutti quanti, non solo su di noi. Ci sono anche dei temi geopolitici, sentirete magari parlare di materiali critici, terre rare, sono degli elementi che non sono neanche in realtà così rari, il problema è che sono dispersi nel terreno, tu per ottenere alcune di queste sostanze devi letteralmente frantumare tonnellate e tonnellate di roccia e non è che uno prende una collina, la smonta, almeno da noi, e non succede nulla, ecco c'è giustamente parecchie persone che si potrebbero arrabbiare. E anche una volta che hai fatto questa cosa, hai triturato un'intera collina per ottenere un chilo di questo materiale, c'è un tema che il processo di pulizia e di raffinazione è un processo che è molto inquinante. Morale della favola, questa roba è monopolizzata dalla Cina. È monopolizzata dalla Cina perché sono brutti, sporchi e cattivi? No, perché in un certo senso diciamo, il mondo ha appaltato alla Cina la gestione di questi materiali critici che di nuovo sono presenti nei nostri cellulari, nei nostri computer e nei dispositivi medici che ci salvano la vita e via dicendo. Perché? Perché in Cina hanno accettato, un paese enorme, hanno accettato per esempio di fare queste cose molto inquinanti per tanto tempo senza particolari problemi. Adesso anche loro si pongono giustamente dei problemi. Quindi di nuovo, se io devo produrre energia con il sole e con il vento, mi servono questi materiali, ma questi materiali a sua volta vengono prodotti da pochi paesi. Pensate che l'80% del cobalto, che è uno degli elementi necessari per esempio per le macchine elettriche, viene fabbricato in un paese. La Repubblica del Congo, Democratica del Congo, che a dispetto del nome è un paese che ha un po' di problemi. Quindi giustamente dice, noi dobbiamo cambiare milioni di macchine e passare dalle macchine che bruciano benzina e diesel a macchine elettriche. Ma che succede se quel paese che è responsabile dell'80% del materiale che serve per quelle macchine decide appunto che non lo vuole dare più perché oggi la Francia mi sta antipatica, domani sono gli italiani e vi dicendo? Capite che la situazione è un po' complicata. Ci sono soluzioni? Sì, assolutamente sì. Come sempre ci sono alternative. Poi diventa un problema di costo. Vuol dire che invece di pagare quella roba 10 euro al chilo, la dovrò pagare 30 euro, 40 euro al chilo e questo farà aumentare il prezzo finale? Sì, però come dire, questo è lo scenario in cui ci muoviamo. Questi numeri, giusto, sempre per dire... Ah, prego, c'è una domanda. Beh, un po' prima in realtà dell'invasione russa dell'Ucraina, già i prezzi dell'energia erano aumentati, ma quello è stato diciamo un motivo per innescare ulteriormente, perché? Perché molti paesi europei, l'Italia fra questi, ma anche la Germania, serve molto gas, serve gas per riscaldarsi, serve gas per i processi industriali, serve gas per produrre energia elettrica. E il gas in Europa veniva acquistato, arrivava via tubo dalla Russia e quindi diciamo naturalmente quando si è smesso di comprarlo la gente diciamo, aveva sempre bisogno di quel gas e sono aumentati i prezzi perché il prezzo dovete pensare che è un po' come la febbre è un segnale di malessere, non è di per sé, è un sintomo, non è la causa del male, il prezzo riflette gli eventi di mercato, c'è poco di quella cosa, la gente ne vuole ancora e quindi il prezzo sale. C'è una domanda? Sì.
un'osservazione riguarda sì. Poi, appunto. Giusto per darvi un'idea, sempre appunto per questi, non sono tanti numeri, però era l'idea, questa transizione implica dei costi, e qui c'è anche un po' di dibattito, non sono costi, sono investimenti, eccetera, chiamate come volete, in poche parole l'umanità è costretta a fare una cosa che sua sponte non farebbe, perché di nuovo a nessuno di noi fa piacere cambiare la macchina prima che sia venuto il suo tempo, a nessuno fa piacere mettere le pompe di calore se c'è una caldaia che funziona ancora bene, o cambiare cellulare, sono tutte cose che vanno fatte di nuovo e si devono fare, però implicano un costo per le nostre tasche. C'è l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che è un centro di ricerca mondiale che si trova a Parigi, è il leader mondiale nelle stime di questi processi della transizione, stima che il processo di transizione costerà 4.500 miliardi l'anno per i prossimi 30 anni, numero pazzesco, impalpabile, intoccabile. E peraltro, diciamo, in queste stime, che sono molto utili, fanno anche vedere che questa cosa non riguarderà un po' tutto, i trasporti, l'industria, il modo in cui produciamo l'elettricità e via dicendo, quindi diciamo, fa capire che questo è un processo che non lascerà nessuna pietra non sollevata, riguarderà complessivamente il nostro modo di essere. Peraltro queste stime sono in fase di aggiornamento e sfortunatamente questo numero è destinato a crescere. Perché? Perché di nuovo più procrastiniamo. E quando dici inizierò da domani la dieta e oggi magari nel frattempo mangio diciamo in maniera sregolata, sì, ok, e domani dovrò fare ancora più fatica. Quindi conviene mettermi a dieta dal momento in cui l'ho deciso e fare magari poco ogni giorno che fare poi quelle cose folli, tipo la dieta non mangio per 48 ore e poi ti ritrovi in ospedale disidratato. Quindi la logica è sempre quella, più ritardiamo l'azione e più la necessità di questo intervento diventerà sempre più costosa. Poi c'è anche un tema fondamentale, noi uomini siamo un po' bizzarri, dobbiamo ammetterlo. Questi sono i risultati di un sondaggio che è stato condotto da un centro di ricerca della Commissione Europea, si chiama Eurobarometro, qualche mese fa, luglio 2023, viene fatto periodicamente. È stato chiesto a un campione rappresentativo di ogni paese membro dell'Unione Europea quanto è importante la transizione, è fondamentale, ma la politica sta facendo abbastanza, no, i politici non fanno nulla, quindi non siamo solo italiani, un po' tutti ce l'abbiamo con i politici, eccetera, eccetera. È importante aumentare gli standard, è importante avere obiettivi più ambiziosi, quindi diciamo a parole l'Unione Europea sembrerebbe, come dire, tutta la popolazione mediamente convinta del fatto che bisogna fare i salti mortali. Poi concretamente 2019 hanno iniziato i gilets jaunes in Francia, l'anno 2022 non vorrei dire supiraggine, in Olanda c'è stata una protesta degli agricoltori di nuovo contro dei limiti imposti all'utilizzo del cosiddetto azoto che loro diciamo, producono in quanto i fertilizzanti e le mucche generano poi tra l'altro metano. In Germania c'è stata una mezza rivolta popolare quando il governo ha proposto di introdurre il divieto di utilizzo di caldaie appunto a gas per riscaldarsi e porre l'acqua calda. E in Italia, insomma, qualche mese fa abbiamo avuto un dibattito fantasmagorico perché non era una proposta realmente esistente, ma noi abbiamo avuto il dibattito su una proposta che non esisteva in realtà in Europa sull'obbligo di ristrutturare case, e da lì è nata tutta una discussione politica. Che vuoi dire che queste persone hanno torto? No, attenzione, perché poi quando tu indaghi bene le motivazioni, giustamente in Francia la rivolta nasceva nelle campagne, Francia è un paese enorme, molte pianure, la maggior parte delle persone che non vivono nei grandi centri urbani non hanno accesso a autobus, altre servizi, dice ma io la macchina utilizzo per andare tutti i giorni a lavorare, per andare a prendere i miei figli, se ho un problema per andare in ospedale, tu non mi puoi raddoppiare il prezzo della benzina e pensare che questa cosa non abbia un impatto sulla mia vita, e quindi c'è stata una protesta. Gli agricoltori olandesi, l'agricoltura olandese è una delle più importanti d'Europa, ti dicono giustamente se tu mi dici che devo ammazzare o non avere più la maggior parte delle mie mucche, questo per me è un problema, d'accordo, voglio fare la mia parte, quindi mi dire, in ognuna di queste posizioni è importante anche avere un rispetto e provare a capire, però è giusto per segnalarvi la distanza tra quello che è un tema che finché rimane generale siamo tutti d'accordo, quando tocca concretamente le nostre tasche inizia a diventare un problema. Se vi dicessi a domani dovete rinunciare al cellulare per 10 ore al giorno, sono io il primo a dire che sarebbe un bel problema. Però è per darvi l'idea del tipo diciamo, di scelte anche a volte complicate che devono essere fatte.
giusto per dirvi, diciamo, quello che verrà richiesto nei prossimi anni appunto sarà di mettere molte più rinnovabili, diventare sempre più efficienti, di ridurre le emissioni di metano. Ora il metano è, vi dicevo, è un'altra cosa interessante, il gas serra, sono gas serra, plurale, non è uno solo, si parla sempre di anidride carbonica, in realtà sono parecchi gas che contribuiscono a tenere la radiazione solare intrappolata. Il secondo più importante dopo l'anidride carbonica è il metano. Il metano deriva fondamentalmente da una serie di cose. Quando, diciamo, viene estratto per utilizzarlo, ci sono delle perdite, cioè i tubi che portano il metano, come tutti i tubi, possono avere delle perdite, e quello è il metano che va appunto in atmosfera. E poi l'altra cosa è l'agricoltura. Le mucche emettono metano, le mucche mangiano, nel loro processo le flatulenze che producono sono gas metano, o anche nella produzione del riso, il riso che viene lasciato a marcire, nel processo si genera metano. Questo fa sì, per darvi l'idea, che a volte noi pensiamo sempre che il tema della transizione sia un problema di chi produce benzina, la raffinazione che produce elettricità. In realtà è vero in gran parte, ma quando allarghiamo il perimetro al complesso dei gas serra scopriamo anche alcune nicchie. Ad esempio, una decina di anni fa, un po' di più, entrò in vigore un protocollo di Montreal che mise al bando una serie di gas che erano dentro i nostri frigoriferi, erano dentro i nostri condizionatori, perché causavano il buco nell'ozono. Questo protocollo è stato attuato con grande successo, quei gas non sono stati più utilizzati, se non ormai marginalmente, e sì, il buco nell'ozono è in fase di chiusura. Questo peraltro è la dimostrazione del fatto che quando ci vuole l'umanità è in grado di risolvere un problema, e anche un problema bello grosso, perché negli anni 90 il problema numero uno nel dibattito mondiale era il buco nell'ozono che stava facendo danni enormi. L'umanità si è messa d'accordo, si è messa intorno a un tavolo, si è fatto, e questa cosa è stata risolta. È stata risolta sostituendo quei gas con altri gas che sono meno dannosi e peraltro, settando tutta una serie di processi, non si buttano i frigoriferi in mezzo alla strada, si chiama la lama appunto per il ritiro, oppure lo smontaggio dei condizionatori non viene fatto dal primo pinco pallino, viene un tecnico che risucchia il gas e via dicendo. Quindi, diciamo, quando vuole l'umanità può fare e fa concretamente grandi soluzioni. Però, di nuovo, giusto per dirvi appunto che i gas serra sono vari, non è solo l'anidride carbonica che è più importante, ma ce ne sono altre cose. Giusto per dirvi, questa cosa che stiamo facendo, la decarbonizzazione, vedete il termine del carbonio torna sempre, però non è solo quello, è una cosa che richiede intanto scelte immediate. Purtroppo le chiacchiere stanno a zero. 30 anni fa, probabilmente, interventi al margine sarebbero stati sufficienti. Oggi è l'esempio della dieta: se inizi a fare la dieta per l'estate a gennaio puoi rinunciare poco alla volta, se inizi a fare la dieta per l'estate a maggio è un problema, a quel punto è solo un mese, insomma ti devi mettere a dieta ferrea. L'umanità ha deciso di iniziare a fare la dieta a gennaio, siamo a giugno e quindi, diciamo, il tempo per fare quello della dieta è molto poco e dovremmo fare scelte appunto abbastanza difficili. Le transizioni energetiche sono dei processi lunghi, ci sono state nel passato, quello che dobbiamo fare è una cosa molto più drastica, molto più radicale e in meno tempo. E per farlo saranno necessari parecchi soldi che in ultima analisi alla fine proverranno alle nostre tasche, sia come contribuenti sia che come consumatori, vuol dire che dovremo comprare le robe che costano di più, pagare più tasse, è inevitabile. L'altra cosa è che sarà necessaria una rivoluzione tecnologica, e questo è anche, se volete, la nota positiva. Di nuovo, l'umanità, la tecnologia e l'ingegno umano hanno concesso di fare negli ultimi 50 anni, 60 anni, cose che se avessimo chiesto ai nostri bisnonni, voi siete pazzi, l'uomo sulla luna, la capacità di parlare con un oggetto che non è connesso fisicamente a nulla, i robot che operano le persone e chissà quante altre cose ci attendono nel futuro. Quindi in questo senso una nota positiva è: l'ingegno umano è capace di trovare soluzioni, e l'ingegno umano che in questo caso è tutto concentrato a trovare una soluzione a un problema specifico. Quindi là fuori ci sono migliaia di persone, milioni di persone che stanno lavorando per lo stesso problema, magari qualcuno in questa sala sarà una di questi, che la prossima generazione che troverà la soluzione. Domande, dubbi? Andiamo alla parte noiosa, mi dispiace, la devo fare. Cioè, ci siamo detti questa cosa costa parecchio, chi la paga? Vi dicevo, fondamentalmente le nostre tasche come consumatori, pagheremo di più la benzina, pagheremo di più l'elettricità, eccetera, eccetera, noi come contribuenti. Un'alternativa che si sta cercando, diciamo, di stimolare è: c'è gente che ha risparmi. Perché questi risparmi non vengono in qualche modo incanalati verso quegli investimenti
più sostenibili? Cioè, se io ho fondamentalmente quello che è investito in una società che estrae carbone, magari posso dire, sai, quei soldi spostali in qualcuno che produce energia elettrica dal fotovoltaico. Comunque i tuoi soldi avranno un rendimento e lo fai in qualcosa che serve al pianeta. Questa è un po' l'idea dietro quella che si chiama finanza sostenibile, cioè una finanza che cerca di dire il mio investimento non ha soltanto un ritorno economico, che è il fondamentale, diciamo, la fondamentale variabile per cui uno diciamo, utilizza i suoi risparmi, ma ha anche attaccato a una serie di vantaggi, di benefici per la collettività. In particolar modo tu stai sostenendo un qualcosa che fa bene all'umanità, all'ambiente, eccetera, eccetera. Ed è importante a questo punto che, tra l'altro, questa cosa sia, come dire, documentabile e probabile. Io mi devo poter fidare, quando do i miei soldi a qualcuno che investe e dice di salvare una foresta nel Borneo, che effettivamente quella foresta sia salva e che in realtà non stiano tagliando il giorno dopo la foresta. E questa cosa, come vediamo, è abbastanza, diciamo, complicata, ma si sta facendo. Ci sono due approcci principali per cercare di far sì che ci siano i miliardi, centinaia di miliardi di risparmi che le persone hanno legittimamente vanno in una certa direzione. Il primo è quello di aumentare la trasparenza, cioè quello che ci dicevamo. Tu sei una società che produce energie in un certo modo bruciando carbone, liberissimo di farlo, però danne atto alla collettività, così che se io sono una persona che ha interesse non soltanto al rendimento, ma anche appunto che il mio investimento vada appunto in una certa direzione, so che non dovrò comprare le tue azioni, i tuoi titoli, le tue cose, ma dovrò farle in un altro. Questo fenomeno della cosiddetta disclosure è in crescita ormai in tutto il mondo, ha inizialmente riguardato solo le grandissime società, pian piano sta diventando sempre più diffuso. L'altro tema, l'altro diciamo, approccio è quello della classificazione degli investimenti, cioè io ti do un cartellino e ti dico guarda, se tu compri questa cosa, finanzi questo progetto, stai facendo qualcosa di buono, tra virgolette, di sostenibile. Di nuovo, che cos'è sostenibile? E qui si aprono le discussioni, eccetera. Ed è quello che per esempio abbiamo avuto in Europa con la tassonomia, che è uno sforzo che è stato fatto, che è in corso ancora dal 2020, si cercano di classificare, diciamo, gli investimenti e dire questa cosa è sostenibile da un punto di vista ambientale. Facile a dirsi, difficile a farsi praticamente, perché voi sapete per esempio che se mettete una pala eolica, se non ci sono determinati dispositivi sonori, gli uccelli finiscono lì in mezzo, gli uccelli che finiscono in mezzo alle pale eoliche ci sono, andate in qualsiasi ospedale della Ligue e vedete i rapaci con le ali troncate e vi dicendo. Brutto? E quello che dicevo, il mondo non è un mondo perfetto, quindi dipende dalle priorità che ci siamo dati. Se la priorità è fermare il cambiamento climatico, dobbiamo accettare a volte, per esempio, di vedere le pale eoliche o di vedere il sole, i pannelli solari, o comunque a qualcuno può non piacere, però c'è una questione di priorità. Poi ci sono anche gli aggiustamenti, ad esempio oggi vengono messi appunto dei segnali sonori che tengono lontani gli uccelli, così gli uccelli non vanno a finire direttamente in mezzo a quelle pale che girano e che li ammazzerebbero. Però diciamo, è questo il tipo di ragionamenti. Mi serve appunto quel materiale, quella terra critica per fare le batterie, però per farlo devo appunto distruggere il fianco di una collina. Di nuovo, gli economisti li chiamiamo trade-off, cioè è un bilanciamento di interessi. Ci sono delle cose, tutti vorremmo che fosse possibile salvare il mondo e essere belli, freschi e pettinati, però la realtà è che a volte la vita è complessa, le cose sono complesse, e parte di queste scelte implicano questo genere di valutazioni in cui bisogna fare delle scelte anche a volte non proprio simpatiche. Questo è il genere di supporto che per esempio queste classificazioni offrono, cioè dare delle linee guida e dire guarda, se tu prendi una cosa che rispetta questi criteri puoi stare relativamente tranquillo di fare una cosa buona e sostenibile. Non è facile perché, come ci dicevamo, la realtà è complessa e quindi diciamo queste linee guida sono anche abbastanza lunghe, è difficile appunto rispettarle. Peraltro non siamo solo noi europei che ci stiamo lanciando in questo sforzo, un po' in tutto il mondo. Sì, prego. Sì, è difficile che vengano danneggiate, sì, dalla cosa. Il problema è che se perdi un rapace che magari è già a rischio di estinzione perché si infilano tutti lì e... Ci sono per esempio nelle valutazioni vengono chieste di valutare se dove vuoi mettere la tua pala eolica, sai già che per esempio lì c'è una colonia di aquile, non so, penso a un caso vicino appunto, lì c'è un paese appunto vicino a Palermo, si chiama Rocca Busambra, dove c'è una delle poche colonie di falchi pellegrini della Sicilia. Allora giustamente dicono, se metto lì le pale eoliche la probabilità che io
prima o poi un falco finisca lì è molto elevato, che faccio? Allora non lo faccio, né faccio. Questo è il genere di considerazioni che vengono fatte. Giustamente poi uno dice, beh, lì c'è il falco pellegrino, lì c'è l'aquila, lì c'è il passerotto, finisce che queste paleoliche non facciano nessuna parte. È esattamente quel tipo di considerazioni che vanno fatte. Giustamente in queste considerazioni si dice, beh, tra il passerotto e il falco, chi è a rischio di estinzione? Il falco, allora lì do più attenzione. Il passerotto, sai, ce ne sono tanti, insomma, dal punto di vista, meglio come dire quello lì. Però questo genere di considerazioni sono quelle che vengono fatte. È difficile, diciamo, tra l'altro un uccello da meglio, però non è neanche impossibile. Per esempio negli aeroporti ci sono i cosiddetti bird strike, cioè quando gli aerei decollano, se gli uccelli finiscono, è una fase molto delicata, perché se gli uccelli finiscono insieme addosso agli aerei e bloccano i motori, l'aereo è costretto ad atterrare. Quindi peraltro c'è un tema, diciamo, di sicurezza, questo riguarda gli aerei, ma riguarda anche appunto gli impianti. Dubbi, commenti? Domande? Ok, allora, sempre per sintetizzare questo modulo un po' più noioso, quindi diciamo, la transizione costerà parecchi bimbi e per farlo, diciamo, un modo che si sta cercando di dire è chi ha soldi, i risparmiatori, indirizzateli verso quello che favorisce la transizione. Quella che si chiama finanza sostenibile, che è esattamente dire un investimento ma che tenga conto nelle sue valutazioni anche della sostenibilità, è un settore in grande crescita, ma attualmente però riguarda ancora una piccola percentuale del totale di investimenti. Oggi come oggi, i risparmi di una vita delle persone, i fondi pensione, eccetera, eccetera, la maggior parte non sono investiti in soluzioni sostenibili. È un processo in atto, ma ancora la maggior parte di questi sono fuori, diciamo, da questo perimetro. E per farlo, appunto, quello che si sta cercando di fare è di favorire intanto la disponibilità di informazioni, dire chiaramente come fai le cose, la disclosure, e poi cercare anche di fornire uno strumento che sono le classificazioni e le tassonomie, così che se investo so che i miei soldi vanno a qualcosa di verde rispetto a qualcosa che non è necessariamente verde, poi ci sono, diciamo, differenti strati di verde, di marrone, vi dicendo. Però, di nuovo, è una situazione complicata. L'ultimo modulo è l'esposizione ai rischi finanziari climatici in Italia. E qui torno a dire, ma perché ce ne viene a parlare tu che lavori in una banca centrale e non una persona all'università del CNR, vi dicendo? E qui andiamo esattamente un po' al cuore del mio lavoro. Ci sono due tipologie di rischi indotti dal cambiamento climatico che impattano nel sistema finanziario. Il primo è il rischio fisico. Si verificano alluvioni, si allagano i pianterreni di tutte le case, quelle persone che hanno un mutuo hanno un problema enorme, perché hanno una casa da ricostruire e nel frattempo qualcuno gli ha prestato dei soldi, che giustamente sarà addolorato per la loro perdita, ma dice anche io ti ho prestato i soldi per quella casa, adesso chi mi paga? La banca subirà una perdita. Oppure io sono un'impresa, il mio capannone viene allagato, perdo tutto quello che ho prodotto, i macchinari si distruggono, eccetera. Di nuovo, quell'impresa magari avrà dei debiti, quindi avrà un problema perché dovrà ripartire, dovrà prendere, magari farsi dare dei soldi per ripartire, nel frattempo avrà un problema con i debitori. Questo è un impatto che deriva dal verificarsi di questi eventi climatici sul sistema finanziario. E in ultima analisi, quindi, su tutti noi, perché se una banca, un sistema finanziario entra in difficoltà per verificarsi questi eventi, poi tocca, come dire, al contribuente poi dare la sua parte. L'altro tema è quello del rischio di transizione, viene chiamato il rischio di transizione. Stiamo dicendo che da qui al 2050 dovremo fare cose titaniche, e tra queste, ad esempio, non comprare più carbone per produrre energia elettrica. Ok. Che succede a chi estrae carbone? Che succede a quelle centrali che bruciano carbone? Quegli asset, quelle cose diventeranno, improvvisamente perderanno di valore, diventeranno cosiddetti stranded asset. Se io non posso più vendere il carbone perché non me lo compra più nessuno, perché il carbone abbiamo detto è il nemico numero uno, perché emette 800 grammi di CO2 per kilowattora, ok, è una cosa tra virgolette positiva per il processo del suo complesso, è molto male per chi lavora in quell'attività e per chi, diciamo, è il proprietario. E per chi ha prestato i soldi a quell'attività. Il sistema finanziario deve iniziare a gestire anche questo rischio. Quindi io so che presto soldi a un'impresa che potenzialmente domani potrebbe avere difficoltà a vendere il suo prodotto, devo tenerne conto. Che vuol dire che smette di finanziare? Scegli tu. Però io, come guardiano della stabilità del sistema finanziario, ti devo rendere conto che c'è questa possibilità. E quindi tu devi tenerne conto nelle tue valutazioni. Una cosa importante, un concetto che vi servirà a prescindere di tutto nella vita, è il concetto di rischio. Il rischio è il prodotto di tre componenti. La prima di tutto è l'esposizione. Pensate a un'alluvione che colpisce una città.
se il fiume sonda e attorno al fiume non c'è niente, c'è campagna, il fiume è sondato, quindi quella cosa brutta è successa, ma i danni sono contenuti perché attorno la zona dove è sondato il fiume è disabitata. Se sonda il Tevere è un bel problema, perché attorno al Tevere c'è una città, un'area metropolitana di 3 milioni di persone, e quindi diciamo c'è parecchia gente, l'esposizione è più grande. Per di più, un tema fondamentale, quante volte esonda il Tevere? Se questa cosa avviene appunto una volta ogni 100 anni, come dire, ah, è successo, è una cosa, un evento che avviene una volta per ogni generazione, lo gestiamo. Se questa cosa succede ogni 10 anni, devo tenerne conto. Se in Emilia Romagna inizia a esondare i fiumi, inizia a esondare ogni 2 anni, la gente inizia a decidere di non vivere più magari in Emilia Romagna. Un altro tema è quello della vulnerabilità, di nuovo, esonda il fiume. Cosa succede quando esonda il fiume? Se esonda il fiume ci sono argini sufficienti, magari il danno è limitato ad alcune aree. Se esonda il fiume supera gli argini ed arriva appunto alle case, che succede? Ci sono le case che sono attrezzate con le barriere. Se andate a Venezia, non so se vi capiterà mai, è un posto bellissimo, noterete che le case hanno tutte le barriere, tutte diciamo le finestre a livello stradale hanno le barriere, perché i veneziani sanno che quando si alza l'acqua mettono queste paratie alte più o meno mezzo metro, e almeno fino a mezzo metro sanno che quelle le ripara dall'acqua. Magari un giorno diventerà un po' più diffuso tra chi abita vicino alle cose. Oppure, di nuovo, io sono uno che ha una casa a 2 piani, al pian terreno, visto che sto vicino a una zona a rischio, lascio, come dire, poca roba, il grosso della mia casa e della mia vita verrà al primo piano, che difficilmente sarà colpito dalla esondazione. Questo è il tema della vulnerabilità. Certo. La riflessione era una casa vicino al mare, c'è il cosiddetto fenomeno dell'erosione costiera, per cui il livello del mare un po' si alza, un po' le case vicino al mare risentono sempre la vicinanza dei fiumi, dice cosa succede questa casa che è vicino al mare, rischia un giorno di essere sommersa, allora noi decidiamo che in quella casa teniamo meno cose, perché se un giorno dovesse essere sommersa perdiamo meno, questo mi sembra diciamo la sintesi. È un modo diciamo, di ragionare esattamente per gestire questo. Quindi il rischio è la componente di queste tre cose, non è soltanto il fatto che si verifica un evento, ma dove si verifica e quando si verifica che cosa, diciamo di nuovo, la capacità di reazione. Ed è questo, per questo che l'adattamento, e torniamo a dire, è fondamentale. Se questa cosa si verifica in una città in cui, il momento in cui si verifica, subito scattano i sistemi di sicurezza, subito scattano i vigili del fuoco, la protezione civile, la popolazione sa cosa fare. Sì, sfiga ha voluto che quell'evento si sia verificato, sfiga ha voluto che casa mia fosse colpita, però preparazione ha fatto la differenza tra stare lì a piangere perché adesso dovrei imboccarmi le maniche e tirare su casa, oppure piangere perché magari ho perso un familiare. E quindi diciamo, è importante essere preparati. In questa tabellina, giusto per farvi capire, abbiamo fatto un esercizietto in cui cercavamo di capire l'esposizione, quindi non il rischio che è quello che conta, ma un pezzo. Questo il rischio è la moltiplicazione di 3 componenti, esposizione, probabilità e vulnerabilità. In questa tabellina faccio vedere solo l'esposizione, quindi cosa succede a seconda, come dire, quanta parte dei prestiti bancari italiani sono esposti potenzialmente a quei due tipologie di rischi che ci dicevamo, rischio fisico e transizione. Quello che facciamo vedere in questa elaborazione è che fondamentalmente 2/3 dei prestiti bancari alle imprese italiane sono potenzialmente esposti. Non vuol dire che domani improvvisamente 2/3 dei prestiti delle imprese sono diciamo in sofferenza, vuol dire che però sistema bancario c'è un tema che tu, noi come regolatori ti segnaliamo che tu devi presidiare. Tanto per dirvi, torniamo a quel discorso che noi umani siamo un po' curiosi, sì c'è una grande consapevolezza del tema, ma poi quando si tratta come dire di fare delle scelte consapevoli spesso c'è una disconnessione un po' mentale, cioè una delle prime cose che verrebbe da dire, vivo vicino a un fiume eccetera, mi assicuro da certi rischi, sono vicino a un bosco quindi potrebbe esserci il rischio di incendio, mi assicuro da un rischio,
Perché? Perché almeno se succede, intanto salvo la mia vita e quella della mia famiglia, la cosa più importante. Poi però, diciamo, piango con un occhio perché almeno se è successo e ho perso la casa, qualcosa mi viene dato e non riparto da nulla. In realtà, purtroppo, la diffusione delle polizze contro questi che vengono definiti rischi catastrofali nel nostro paese è molto limitata. Tipicamente noi italiani spendiamo pochissimo per assicurarci. Lo facciamo in pochi e quando lo facciamo assicuriamo molto poco. È il motivo per cui spesso c'è un dibattito, fino anche ieri sera appunto si accendeva il TG, si discuteva se introdurre o meno l'obbligo a fronte di quello che era successo in Romagna. Solo che giustamente un conto è una facoltà, un conto è un obbligo. Però d'altra parte la realtà dei fatti è questa. Nel nostro paese la copertura assicurativa è molto bassa, quindi quando succede questo genere di eventi purtroppo le famiglie e le imprese sono in difficoltà perché appunto ricade tutto sulle loro spalle, salvo poi che non ci sia un intervento della comunità di sostegno, di solidarietà, i fondi appunto che vengono elargiti, eccetera, eccetera. Ora, con l'aumento della frequenza di questi eventi però inizia a essere anche un problema, perché se questi eventi succedevano una volta ogni 50 anni, beh, la collettività nel suo complesso decideva: è successo l'alluvione a Firenze, ci tassiamo tutti, aiutiamo la popolazione di Firenze. È successo appunto un qualcosa di terribile a Ischia, tutti ci tassiamo, aiutiamo i cittadini di Ischia. Se però domani si verifica contemporaneamente in Emilia quella cosa, in Campania quell'altra, in Veneto quell'altra, come dire, la coperta inizia a diventare corta, ed è il motivo per cui è importante iniziare a ragionare in termini di prevenzione anche in questo senso. Osservazione. No, certo. E poi abbiamo un po' infatti quindi dall'altro proprio prima di entrare in casa avrò dovuto fare tutta una serie di lavori, anche se magari casa sua non è stata giustamente toccata, però mica vai lì sapendo che puoi sprofondare. E giusto per sintetizzare, quindi diciamo, perché persone come me si occupano di cambiamenti climatici? Perché appunto sia che si verificano questi eventi, sia che il sistema nel suo complesso inizi a discriminare e a dire tu sì, tu no, il sistema finanziario in qualche modo è toccato e quindi bisogna essere preparati a gestire questo genere di situazioni, il motivo per cui autorità, appunto come la Banca d'Italia, che hanno la tutela e la stabilità del sistema finanziario, si occupano di questi fenomeni. Una maggiore esposizione di per sé non vuol dire che di nuovo domani tutto può andare male, ma è una cosa di cui essere consapevoli per gestire meglio. Il motto della ditta è conoscere per deliberare, se volete, quindi diciamo, è importante essere consapevoli e non farsi, diciamo, lasciarsi precipitare le cose addosso non è mai una buona soluzione, in nessun caso nella vita, in particolare nel tema appunto che stiamo affrontando. C'è poi un tema di copertura assicurativa, purtroppo queste cose aumentano, bisogna essere preparati anche a livello proprio di responsabilità personale. Per concludere questa cosa, il cambiamento climatico è la sfida della nostra e della vostra generazione. Abbiamo visto che l'Italia sfortunatamente è particolarmente esposta alla frontiera, quindi a maggior ragione rispetto ad altri paesi, altri territori che magari sono un po' più a riparo, noi sfortunatamente non siamo tra questi. La transizione che è in corso, attenzione, e che sta con un po' di fatica, però diciamo, sta avvenendo, richiede soldi, richiede risorse che comunque in un modo o nell'altro proverranno dalle nostre tasche e dobbiamo esserne consapevoli dei sacrifici connessi. Un tema fondamentale è capire quelle che vengono definite dinamiche distributive. Se io aumento il prezzo della benzina, magari io che vivo in città e non a Roma, perché ovviamente i mezzi pubblici a Roma non esistono, però è una città dove, facciamo finta che esista una città dove ci sono i mezzi pubblici, che non è il caso appunto di Roma. Io posso pensare, il problema non mi tocca perché io vado a lavoro in metropolitana o prendo l'autobus. Se però non ho questa alternativa, giustamente per quella persona l'aumento della benzina, perché appunto voglio scoraggiare l'utilizzo della benzina, impatta concretamente sulla sua disponibilità a fine mese. Quindi io che sto pensando a questa cosa devo pensare prima di attuare questa politica a chi verrà colpito e se in qualche modo gestire questi effetti, per esempio cercare di dare più soldi a determinati gruppi, a determinate fasce più vulnerabili, in maniera tale che, come dire, sì, è un sacrificio, ma è un sacrificio che è gestito in maniera equa.
Questo è il punto fondamentale, la lezione da ricordate quei quattro esempi che vi ho dato, che quando vengono pensate queste politiche climatiche devono essere pensate tenendo conto appunto di chi sarà colpito e del proteggere chi è più vulnerabile. Infine, come diciamo sistema, dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per aumentare la trasparenza e la disponibilità dei dati, perché senza di questi quel processo di riallocazione del risparmio verso appunto investimenti sostenibili difficilmente avverrà. Io con questo concludo, vi ringrazio per domande e osservazioni, siete stati veramente gentilissimi, carinissimi, e non so se ce ne sono altre, altrimenti vi ringrazio e vi auguro buona giornata.